Buongiorno, benvenuti a tutti quanti alla rassegna stampa di oggi, lunedì 23 ottobre. Vi ricordo che questa sera, ormai tutti i giorni ve lo ricordo, almeno durante la settimana, che questa sera ci sarà il 105 Matrix su Radio 105, quindi tutti collegati a Radio 105 se volete sapere che cosa ne pensiamo degli avvenimenti di giornata con Greta Mauro. Allora, i temi della giornata in realtà sono unici, dal Corriere che ne fa 6-7 pagine, anche a Repubblica, ma tutti gli altri giornali, il tema di giornata è il referendum. Una prima considerazione di merito, voi lo sapete perché avete seguito la zuppa di porro in questi giorni, del referendum ne abbiamo parlato in questa zuppa di porro in tutta la settimana scorsa e anche a Matrix nel nostro piccolo abbiamo intervistato prima Zaia e poi Maroni, sui giornali c'è stata una sorta di oscuramento e una delle considerazioni che vorrei fare è che ormai i quotidiani hanno peso, perché hanno peso con la loro autorevolezza, ma il loro seguito è relativo, purtroppo vale anche per il mestiere che faccio io, cioè quello di giornalista, che sia tra i quotidiani sia sulla televisione generalista abbiamo pesi relativi, perché il risultato è indipendente dallo spazio e dal dibattito che si è creato attraverso i media generali, cioè in realtà in Veneto l'idea che il 60% dei veneti sia andato a votare è lo stesso da anche in Lombardia il 40% esclusa Milano dove ci sono state ma Milano è una città a parte, ci sono state dati bassissimi e Milano e la Lombardia sono un po' come Londra e la Gran Bretagna, una cosa è quello che viene a Milano, una cosa è quello che viene a Londra e una cosa è quello che viene diciamo nelle campagne che poi in Lombardia non sono tali ma sono un luogo diverso di ragionamenti diversi dove a Milano c'è il terziario ricco e intorno si fanno i soldi, si crea la ricchezza, adesso la semplifico in maniera banale, ma è quello che potrebbe venire anche in Gran Bretagna. Allora, quello che voglio dire è che questi referendum, nonostante il silenzio complessivo, il fatto che i grandi media non se ne siano occupati, nonostante il fatto che ci sia stato non un election day, cioè che non si sia andato a votare quando votavano tutti, ma ci sia stato l'obbligo di andare a votare di persone che altrimenti avrebbero qualche cos'altro da fare, devo dire che ha dato risultati di affluenza, ovviamente il sì al 98%, al 95% era scontato perché chi ne andava a votare aveva una grande tendenza a votare per il sì, che non bisogna sottovalutare. Quindi prima considerazione sul mainstream media generali, attenzione a quello che dicono perché poi i voti, questo referendum lo dimostra, perché anche se si dice che il 40% della Lombardia è un dato basso, è comunque un dato molto importante, superiore al 34% per esempio del referendum e del paletto che aveva messo Maroni del referendum ultimo sul titolo quinto della Costituzione. Fatta questa premessa andiamo sulle considerazioni diciamo più politiche. Intanto la prima considerazione è quella di Polito del Corriere della Sera che l'ha seguito bene questo referendum, anche Di Vico aveva fatto in settimane scorse un ragionamento simile sul Corriere della Sera in tempi non sospetti, si dice attenzione perché questo è un referendum perfettamente costituzionale, fatto con intelligenza e che chiede semplicemente maggiore autonomia e non la secessione. Mi sembra un dice Polito, un percorso democratico oltre che costituzionale. E Sallusti dà un punto di vita, non so se Elisabetta l'assenteismo è il tacito consenso, quello che scrive Elisabetta, attenzione a pensare in questo mondo di taciti consensi che diamo alle società digitali facendo accetto e quindi dando loro il tacito consenso a fare tutto quello che vogliamo noi, anche l'assenteismo considerarlo un tacito consenso è un po', capisco il punto di vista di Elisabetta ma non sono convinto. Sallusti, ritorno, dice si è capito che il Nord, il partito del Nord è più con Zaia, Maroni e Berlusconi che si è aggiunto come ricorderete nella campagna elettorale all'ultimo che Salvini che invece punta al partito nazionale, questo è il punto di vista di Sallusti, però questo dà anche il senso di quello che succederà e non dobbiamo sottovalutarlo nelle prossime settimane ed è una cosa che molto poco a che fare con l'autonomia e con il referendum, e cioè che nella spartizione dei collegi con la nuova legge elettorale sono abbastanza certo che il Veneto soprattutto e la Lombardia in una certa misura, vedremo se Maroni e Zaia o direttamente Salvini, pretenderanno dalla coalizione di centrodestra più seggi rispetto a Forza Italia. Il Messaggero ha fatto una battaglia legittima ovviamente sempre contro il referendum mettendo in evidenza le sue contraddizioni secondo il Messaggero e oggi titola Flop Lombardia,
E secondo Campi è molto simile la situazione di questi referendum a quel humus che si può creare, che si è creato con la Catalogna, quindi punto di vista completamente diverso rispetto ai giornali del Nord, il Giornale e anche lo stesso Corriere della Sera, e addirittura Libero titola Miracolo. Molto interessante anche il pezzo di Maurizio Stefanini, mi sembra pagina 3 o 4, vecchio compagno dell'Opinione, compagno in senso di giochi, non certo politico, che descrive sulla seconda pagina di Libero, attenzione a fare i punti di riferimento, a mettervi in testa le questioni dei quorum e delle percentuali, perché Macron è stato votato da una ridotta componente dei francesi, al primo turno addirittura il 18% soltanto ha votato Macron, 8 milioni di francesi per eleggere il Presidente della Repubblica più importante d'Europa, questo sostiene Stefanini. Vedremo nei prossimi giorni le evoluzioni, soprattutto cosa pretenderanno e cosa chiederanno i due governatori del Nord. Arriviamo, vedrai che come andrà a finire il Messaggero quando gli toglieranno le sovvenzioni. Paolo, non ripetiamo quello che dice Travaglio, i grillini, come senza neanche un approfondimento. Il Messaggero è di un editore privato che vi può stare più o meno simpatico, ma non ha nessuna sovvenzione pubblica, almeno così non mi risulta. Se tu hai qualche informazione che abbia delle sovvenzioni pubbliche, faccele sapere, ma non ha nessuna sovvenzione pubblica il Messaggero, né più nemmeno del Giornale, del Corriere, di Repubblica e del Fatto Quotidiano. Non c'hanno sovvenzioni pubbliche, poi possono dire delle strozzate come tutti noi, ma c'entra poco con le sovvenzioni pubbliche e c'entra poco col fatto che capisco legittimamente che chi paga molte tasse vorrebbe servizi più efficienti sul suo territorio, che è il centro e la culla del pensiero autonomista del Nord. È bello l'inchiesta del Fatto sui bengalesi, perché soprattutto a Roma, ma non solo a Roma, spuntano questi mini market che in realtà rispondono alle esigenze del mercato, cioè di avere negozi aperti 24 ore al giorno con beni di prima necessità, ma, e questo è il grande problema, il mercato non esiste senza regole e le regole dovrebbero spiegare a quelle persone di essere simili per tutti. Se un italiano apre un supermercato, rispetta le regole sulla sanità, sulla pulizia, sugli orari di lavoro, sui contributi, sulle tasse da pagare, ecco, se i bengalesi fanno altrettanto, è legittimo di farlo, ma il dubbio del Fatto, e soprattutto mio in questo caso, è che lì in realtà la concorrenza sia sleale, e allora abbassiamo a tutti quanti la possibilità e la facilità di aprire i supermercatini mini market. Io non alzerei le soglie di tutela, le abbasserei, tutela in senso di tutela pubblica, non di tutela del lavoro. Tutela pubblica vuol dire che oggi in Italia un bengalese può fare quello che un giovane italiano non può fare. Perché non lo può fare un giovane italiano? Perché c'è qualcosa da perdere, il bengalese evidentemente no. Solite palle sull'inquinamento. Oggi Repubblica dice che sono 70.000 i morti per inquinamento in Italia, non so in quanti anni. Oggi però chiarisce una cosa che nei giorni scorsi non c'era scritto sui siti internet: sarebbero non 70.000 morti, ma 70.000 morti prematuramente rispetto alla loro aspettativa di vita. Quindi questa statistica è straordinaria, non dice che muoiono di una malattia, ma che vivono un po' di meno per l'inquinamento. Allora questo si scontra sì con i 3 anni di aspettativa di vita in più che abbiamo guadagnato negli ultimi 10 anni. Quindi è vero, cioè, avete capito? Cioè, stiamo andando a vivere di più, ma potremmo vivere ancora di più se non ci fosse l'inquinamento. Ma poi l'inquinamento di che cosa è figlio? È figlio di quella produzione tecnologica e di quell'innovazione tecnologica che ci fa vivere di più. Insomma, io penso che questa roba dei morti sull'inquinamento sia una gigantesca frottola. Poi, posto che l'inquinamento non piace a nessuno, l'inquinamento si deve combattere, l'inquinamento può essere nocivo, tutte le robe che sappiamo, ma l'identificazione inquinamento numero di morti è una stupidaggine. E comunque c'è una teoria che è straordinariamente fallace, che si chiama la teoria lineare senza soglie, che andate a controllare su Wikipedia, adesso non ve la posso fare troppo lunga, che è una follia totale con la quale si presumono le morti per inquinamento non su basi scientifiche ma su basi probabilistiche e statistiche. Cioè una follia, cioè i morti davvero non ci sono, ci sono le probabilità che si verifichino, ma senza soglia, quindi senza mettere una soglia sotto la quale un determinato inquinante può più o meno far male. Quindi che vi posso dire? 10 caffè al giorno fanno male, uno no, quindi devi mettere una soglia, cioè sotto 1 il caffè non fa male, sopra 10 fa male. Invece con questa teoria non esistono soglie. Complicata, leggetevela, studiatela, così capirete che non vi dico minchiate. Ultima cosa che vi segnalo, l'intervista a Giorgio Armani,
oggi sul Corriere Economia, dove imprudentemente mi mettono a me in una grafica e da quelle proprio non riuscirò mai a togliermi con un agente. Io non ho agenti in televisione, mi faccio le mie trattative da solo, mi mettono un agente, bontà loro, e bisognerà convincere che qualcuno, almeno quelli della zuppa di porro, che io non ho agenti, ma questo poco conta. Quello che conta è l'intervista a Giorgio Armani, in cui dice cosa succederà nel suo futuro di un'azienda mostruosamente grande che lo ha fatto con 8.000 dipendenti e col fatto che lui la cederà sostanzialmente a una fondazione che proseguirà quell'attività, anche se io credo che le attività importanti e geniali come quella dell'Armani difficilmente riescono purtroppo a sopravvivere ai propri geniali i fondatori. Detto questo vi saluto, vi do appuntamento questa sera sempre alle 19, Radio 105, 105 Matrix, a più tardi, ciao!